Benvenuto al quarto episodio di Guarda me che imparo il Solidity, il corso su YouTube dove faccio vedere me che imparo come scrivere la app Cuoricini DAO, la app per mandarsi dei token tra gruppi di amici. Nella puntata precedente avevamo imparato a mandarci dei piccoli token e quindi sostanzialmente a scrivere degli interi sulla blockchain. Questo giro ci assegneremo un nome al nostro indirizzo, quindi dobbiamo salvare una stringa e poi proveremo ad salvare sulla blockchain anche degli array e delle strutture, e questo ci servirà per creare dei gruppi, perché nella app poi vorremmo mandare i token tra i gruppi di persone. Ok, quindi avete tutto installato come nella puntata precedente: Ganache, Truffle, Visual Studio Code. Siamo pronti, partiamo. Ok, eccoci qua, abbiamo il nostro Visual Studio aperto, abbiamo il nostro Ganache aperto, abbiamo il nostro browser aperto e la nostra console di Ubuntu aperta, ok? Allora aggiungiamo i nomi adesso. Allora vogliamo mappare, oltre ai balance, cominciamo a mappare a ciascun indirizzo, ok? Non solo un tipo int, ma un tipo stringa, ok? Che chiamiamo tipo names. Così aggiungiamo il nome, ogni indirizzo avrà un nome. Adesso vogliamo sapere il nome di qualcuno, quindi faremo una funzione che restituisce il nome della persona. Copio sto balance off, lo piazziamo qua sotto, to, e lo chiamiamo tipo name of di chi? Del owner, public view returns string, cioè ritorna un nome. Hai visto che facile? E qui c'è un pezzo interessantissimo, ok? Devi mettere memory. Io qua ci ho perso 2 giorni. Allora, io ho capito così: quando nella blockchain c'è una variabile che non va scritta nella blockchain e non è di tipo semplice come un numero intero o qualcosa del genere, una stringa è si chiama variabile complessa come un array, allora bisogna mettere memory, ok? Vediamo, adesso lo proviamo. Return che cosa? Return i names di owner. Basta, cioè praticamente fatto così, ok? E adesso vogliamo anche fare in modo di settare il nome. Allora facciamo una function set name, ok, di chi? Di tipo di, no, devi settare il nome, non di chi, devi qual è il nome. Tu faresti name, string name, no, ok, public returns senza view, perché qua andiamo a scrivere, giusto, un bool come abbiamo fatto prima, restituisce se è, dice se ha restituito un nome corretto oppure no. Ok, qui bisogna scrivere call data, ok? Allora, questa parola call data si mette quando è un parametro di una funzione per dire, da quanto ho capito, per dire che sta in memoria, non viene scritta, è quella che occupa anche meno gas possibile, perché è semplicemente un passaggio di funzione, e ancora si specifica quando tu hai bisogno di un tipo complicato, ok? Il tipo address qui e il tipo int qui non ce l'aveva bisogno, il tipo string ce l'ha bisogno. Oh, io vi risparmio un sacco di fatica. Ci sono 3 tipi: memory, call data e storage. Storage si usa quando vuoi effettivamente scrivere sulla blockchain, ed è quello più costoso di tutti, ok? Quando usi variabili complicate come array, struct, string, queste cose qui, devi specificare. Poi storage non si mette molte volte, perché ovviamente se non è memory o call data è storage. Io l'ho capita così fino adesso, poi magari capirò meglio. Quindi come si setta il nome? Come settiamo il nome? Beh, dobbiamo dire che names di chi? Vai a vedere lì sopra, no? Names di chi? Dell'indirizzo. Allora qui non specifico qual è l'indirizzo che voglio settare, perché lo setto del mio indirizzo, ok? E come si fa? Di
msg.sender, ok? Name msg.sender uguale name, ok? A questo punto return true. Secondo me qui abbiamo settato il nome e l'abbiamo salvato dentro questo indirizzo qui. Adesso proviamo a vedere se compila. Vediamo se compila. True for compile. Compila. E poi truffle migrate e mi insegni un trucco. Se avete già fatto migrato prima e fate reset, non dovete specificare un nuovo indirizzo sulla blockchain, ma praticamente va a rifare sulla stessa blockchain, così non devi ricaricare Ganache e caricare un nuovo indirizzo sul MetaMask. Oh, l'ha tirato! L'ha tirato su! Ha! Ritiriamo su npm run dev, ok? Sì, npm run dev. Facciamo sempre che controlliamo qua i developer tools che non abbiamo troppi messaggi brutti, c'è sempre solo quello giallo. Allora, a questo punto prendiamo il nostro index HTML, ok? E allora con HR facciamo un po' di divisione, no? Che crea un paragrafetto, crea una riga. E poi qua dentro mettiamo, cosa voglio dire? Voglio dire il tuo nome è. Il tuo nome è, due punti, stesso trucco, span id uguale a my query, my name, ok, span, diamoci qua un trattino così si vede che è così, ok. E poi magari copiamo questo qui, facciamo Ctrl C, Ctrl V e viene fuori setta il tuo nome a, e qua input text id send address lo chiameremo send name e id send query, questo qua è il bottone che setta il coso, boh, send name button, ok? Facciamo set name button, ok? E qui scriviamo setta, ok? Proviamo a vedere cosa è venuto fuori. Vedete la righetta, il tuo nome è, il setta il tuo nome a setta. Ovviamente adesso questi non fanno niente, ok? Perché devo scrivere in app.js qualcos'altro, ok? Allora, qui siamo la nostra funzioncina. Allora, prima di tutto vediamo di settare un nome, se no non si vede. Allora, qua dentro document on the click, come l'ho chiamato? L'ho chiamato set name button, giusto? App.js, cliccando set name button, esegue una funzione che chiameremo set name, ok? Ok, e adesso copiando questa, guardano. Ta 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 ta, Ctrl V, non esisto spazio, Ctrl V, eccolo qua, async function, e la funzione l'abbiamo chiamata set name, ok? Il name sarà uguale a quello che tirerò su, quello che ho scritto nell'id setName. Set name, ok, lo tiro su instance punto, come l'ho chiamata la funzione set name, forse ho messo un po' troppi set name, chissà se funziona. Set name dovrebbe, perché sono circostanze diverse, setta il nome a name che ho preso da là, no? Che ho preso dalla riga sopra, setta a name, ok. E poi voglio mostrare. Vediamo se va questo, dai. Vediamo se va. Allora, l'abbiamo già compilato, no? Setta il tuo nome a Asdrubale. Setta. E faccio confirm e dovrei aver settato il nome, solo che ancora non so se l'ho fatto perché il tuo nome è. Allora, adesso da qua, questo qua, dove vede il balance off, farà una bella copia. Name forse esiste già. Facciamo n,
await instance name of account z0 e poi qui invece di my query si chiamava my name, giusto, text n. Avrà funzionato? Lo vedete? Avete visto? Ottimo, abbiamo settato il nome. Adesso voglio creare un gruppo. E qui il gioco si fa piuttosto tosto. Perché qui voglio adesso un gruppo. Io ci ho pensato e ho fatto la prova. Allora, è un struct, ok? Che è una struttura, chiamiamola DAO group, ok? Questa poi la useremo molto di più. È un elemento, è una struttura, qui creiamo uno scheletro di che cosa è fatto un gruppo, ok? Sarà fatto da un tipo stringa nella sua base, che è il nome del gruppo, ok? E poi sarà fatto da chi ci appartiene, ok? E qui è fatto da chi è che ci appartiene? Una lista di indirizzi, un array di indirizzi. Address array, così con le grass intende un array, ok, di tipo che chiamiamo membri, members, ok? Non ci va il due punti qua, eccolo qua, address members. Così abbiamo definito lo scheletro di un gruppo, ma quanti gruppi ci sono? Perché i gruppi non sono associati a degli indirizzi, no? Quindi non faccio il mapping. Potrebbe essere un'altra idea, ma a me è venuto così. È semplicemente una lista di gruppi. È una lista, quindi definiamo la struttura da un gruppo, una lista di gruppi, ok, che si chiamerà DAO Groups. Groups, così, ok? Adesso abbiamo fatto una lista di gruppi, ciascun gruppo è fatto da un nome e da un e da una lista di membri. Quindi queste parentesi per le liste ci devono tornare molto molto chiare. Qua il giochino adesso è che vogliamo creare un gruppo, ok? Function create group, ok? E come si definirà? Si definirà per il nome del gruppo, no? String call data, vi faccio risparmiare una settimana di fatica. String call data, gruppo name del gruppo, group name, public. Questa non è una view, ok? Returns sempre un sì o un no, ok? Oh, abbiamo creato. E che cosa succede? Adesso qua è più complicato perché devo creare quella struttura lì, ok? Attenzione perché qui è divertente. Allora, io ho imparato così. Allora, facciamo DAO group. Quindi definiamo una struttura DAO group che sta in memoria. Perché prima la creiamo in memoria e poi dovremo assegnarla a questo DAO groups, no? Quindi creiamone una che sta in gruppo, la chiamiamo new group, ok? New group. Oh, eccolo qui, ok? A questo punto, questo new group, gli diamo le proprietà che ci interessano. New group, occhio, punto name, è uguale a cosa? A questo group name. Ma che bello. Gli diamo questo nome qui. E poi a questo punto dobbiamo dire quali sono gli indirizzi. Allora, nota del solidity. Attenzione, quando crei un array che tu vuoi che venga scritto sulla blockchain, ok, questo array deve essere definito nella sua lunghezza a priori, ma DAO groups non è definito a priori, ok? Allora, guarda qua cosa facciamo. Address, ok, e questo qui è nella memoria, ok, memory, sto creando la lista degli indirizzi vuota, ok, la prima volta che creo un gruppo, questa lista di indirizzi quanto lunga è? È lunga 1, perché contiene solo l'indirizzo di chi l'ha creato, perché non ho ancora aggiunto altri membri,
ok? Quindi è di solo uno, ok? Address, members, members ce l'ho già, membri, members, 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 scriviamolo così, uguale new address, cioè new address, una nuova lista di indirizzi lunga 1. Glielo devi definire staticamente quanto è lunga. Questo è diverso se avete studiato PHP, Visual Basic e quelle robe super dinamiche. Qui, quando scrivi sulla blockchain, devi dire quanto sono lunghe le cose, ok? Ok? Più o meno qualcosa del genere. È lunga 1 e nella posizione unica che c'è, che è 0, ok, members di 0 è il mio indirizzo perché ci sono solo io, ok? Questa è una lista in cui ci sono solo io dentro, ok? A questo punto, adesso ho fatto la mia lista vuota e come qui ho fatto newgroup.name uguale groupname, newgroup.members uguale members, tac. E così ho creato questo new group che mi interessa. E adesso devo aggiungere new group alla lista dei DAO groups che ci sono già. Ok? Non ci sono come in altri linguaggi 150.000 metodi sopra gli array per fare tutte le cose. C'è il vecchio, classico, storico push, che vuol dire aggiungi in fondo all'array, che è attuale, aggiungi all'array un elemento e aggiungi l'elemento new group. Oh, meditate molto bene su questa roba. A questo punto si arriva alla fine. True. Meditate molto bene su questa roba perché è tosta qua. Perché qui si basa un po' tutto. Devo definirlo in memoria, creo l'array prima di lunghezza fissa, poi lo aggiungo alla fine. Vediamo se l'ho fatto giusto come l'avevo fatto prima. Dimmi che. Cosa ho sbagliato? DAO gruppo, DAO group, DAO. Ah, è questo DAO group. DAO groups è all'oggetto DAO groups di tipo array DAO group che aggiungo un membro new group. Pensaci. DAO groups è all'oggetto DAO groups di tipo array DAO group che aggiungo un new group che sono dello stesso tipo perché new group è un DAO group, ok? E DAO groups è una lista di DAO group. Ok, adesso vediamo se funziona qualcosa. Ok, migrate meno meno reset, così non devo aggiungere l'indirizzo. Ok, non so ancora se funziona. Adesso facciamo le funzioni dall'altra parte. Dobbiamo creare un nuovo. Adesso, bene, dobbiamo creare la parte qua. Facciamo un'altra divisione qua, andiamo qua sotto, adesso aggiungiamo anche qui un paragrafo perché noi non siamo molto stilosi e dobbiamo dire crea un nuovo gruppo, due punti, copia e incolla, tang, input type text, id uguale a new group name, button ID, new group button, ok? O setta crea e control S, magari devi anche fare npm run dev, ok? Aspetta che ci pensa. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora abbiamo fatto la cosa, però ancora non fa niente questo. E allora ormai siamo diventati bravi. Adesso a questo punto abbiamo il bottone send cuore, il bottone set name,
aggiungeremo il bottone click, come l'abbiamo chiamato, click new group button, ok, button new group button, chiama una funzione che chiameremo new group. Piace? E quindi facciamo ancora CTRL C, facciamo ancora CTRL V, async function, e qui la funzione su Solidity l'abbiamo creata create group, non va bene che la chiami new da una parte e create dall'altra, i puristi ti mandano a quel paese, ma noi non ce ne fottiamo niente, perché noi ci occupiamo di imparare il Solidity, no, queste robe. New group name, prendi il nome di new group name e poi invochi create group, ok? Lo vedi? Invochi create group. Create group, magari name non è molto bello, chiamiamolo G, ok? Non gli piace name. Questa la chiamiamo N, non vorrei che non gli piace, perché boh. Chiamiamola N e questa la chiamiamo G, instance create group. Ok, devo passare qualcos'altro? No, devo passare solo no per creare il group. Ah, proviamo. Caricato. New group is not defined. Create group. Perché l'ho chiamato nel create group? New group. Perché? Perché qua sotto l'ho chiamato new group, create group, come l'ho chiamata sul so. Ciao, ok? Va bene? Adesso siamo qua, abbiamo ricaricato, crea il gruppo degli amici. Ok, facciamo qua sotto, intanto non sembra, non dà errori. Ok, a questo punto dobbiamo creare qualche cosa per restituire tutti i gruppi, così vediamo, perché altrimenti qui non sappiamo se l'abbiamo creato oppure no. Facciamo una funzione che si chiama tipo all groups. Ok, dammeli tutti, non voglio nessun parametro qua. Public view returns, questa è carina perché è la prima volta che ritorniamo non una stringa, non un bool, ma ritorniamo un array di DAO group. Eh? Ovviamente, essendo di tipo complesso, devo specificare memory. Mi pare che sia qualcosa del genere, no? E a questo punto che cosa ritorno? Ritornerò DAO groups tutti, eccoli qua. No, se DAO groups ritornali tutti, return DAO groups, eccolo qua. Quindi questa qui dovrebbe funzionare. Ricompiliamo. Successfully migriamo. Ah, bene, sembra essere partito. A questo punto dovrò specificare qua sopra, ok, voglio farmi dare tutti questi gruppi, quindi groups, all groups uguale await instance of, l'ho chiamata all groups, notate che non ha nessun parametro di ingresso, vedete che è vuoto qua, ok, quindi anche qua ci mettiamo solo il from e qua rimane vuoto, dovremmo avere un all groups e a questo punto dobbiamo scriverlo anche da qualche parte, no? Vediamo un po', torniamo qui, facciamo p tutti i frutti, tutti i gruppi, due punti, span, ok, id uguale the groups, e chiudi la p per favore. Qua mi ci metto una lineetta, qualche so che c'è uno qualcosa, ok. Mi sembra giusto, tutti i gruppi, id the groups, quindi ho preso all groups, text è una roba di jQuery che fa tutto da solo, poi impareremo o no a formattarlo bene, a noi ci interessa che in all groups tu spari
Forse sarà meglio chiamare questo index the groups, in the groups ci metti all groups. All groups is not defined, all groups con la G minuscola. Allora, eccoci qua. Proviamo a creare un nuovo gruppo che è il gruppo degli amici, ok? Abbiamo riavviato. Tatan, ricarica. Vediamo se fa vedere in tutti i gruppi. Adesso dovrebbe far vedere quali gruppi ci sono. Amici. Gruppo degli amici fatto dall'indirizzo che ci sei solo tu. Benissimo, benissimo. Dai, ce l'abbiamo fatta anche sto giro. Allora, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato questa roba del memory e del call data, importantissimo. Memory e call data si usano quando hai variabili complesse che non vanno sulla blockchain, ok? Diversamente da storage che va sulla blockchain. Questa è prima cosa. Secondo, abbiamo visto le struct, abbiamo fatto la struct DAO group e abbiamo fatto un array di struct e abbiamo imparato a interagire con essa, e questo ci servirà per lavorare con i gruppi, che è quello che faremo il prossimo giro quando riusciremo a entrare dentro questo concetto di DAO group e fare più cose. Alla prossima, ragazzi, e ci vediamo. Iscrivetevi qua, là, su, giù, fate click, subscribe.